Non lo so, bisogna farselo spiegare adesso. Perché io l'ho detto. Bene. Perfetto, perfetto. Ogni volta che si sale, se un percorso di un cittadino è fatto da più trasbordi, ogni volta che sale su un autobus dovrà bippare anche se è abbonato. E questo all'inizio sarà difficile, perché io sono una utente dei mezzi pubblici e a volte sono molto affollati, quindi è difficile riuscire a bippare. Come deterrente contro l'evasione, per ottenere un più chiaro quadro dei flussi orari dei passeggeri, GTT introduce a Torino l'obbligo per gli abbonati di validare la tessera ad ogni corsa su tram e bus. I mezzi saranno dotati di obliteratrici in grado di emettere un bip quando l'abbonamento sarà avvicinato. Ci servirà tantissimo, non solo per combattere l'evasione, che diciamo che io lo vedo come il minore dei guai, ma per riuscire da domani a avere dei dati per riorganizzare la rete, quindi vedere veramente gli utenti dove salgono, quali sono le linee più frequentate, evitare di fare dei tagli alla cieca come si è stato fatto prima e vedere invece quali sono le fermate molto affollate, perché anche ad oggi si basava su un sentito dire. Da domani, se tutti ci aiuteranno, potremo capire veramente quali sono i problemi della gente e anche se i mezzi arrivano in ritardo, perché se io bippo una fermata e non è all'orario previsto dal piano di GTT, anche questo ci aiuterà a capire come funziona la rete. Avere delle informazioni reali sull'uso dei mezzi e poi di chiedere questo sforzo, ad esempio a tutti quelli che oggi sono abbonati, che non devono bippare, di bippare per mettere in evidenza quelli che non bippano e quindi che non hanno il biglietto e quindi contrastare l'evasione, ma dare anche un senso, proprio di, come dicevo prima, di educazione civica, nel senso che se io salgo su un mezzo e vedo che solo 10 passano il biglietto, penso che tutti gli altri sono evasori, invece magari poi scopro che ce ne sono molti altri che non sono evasori ma che non hanno l'obbligo di bippare. La novità sarà accompagnata da una campagna informativa e iniziative per incentivare il comportamento virtuoso. Non multe ritenute penalizzanti per gli abbonati, ma sconti o premi per chi totalizzerà il maggior numero di bip. Molto importante perché apre la strada a interventi successivi, non solo su Torino ma su tutta la regione, in modo da adeguare il nostro sistema tariffario per renderlo più attrattivo e quindi il bippaggio permette di creare quel sistema su cui puntiamo tutti assieme, che è quello di più usi il mezzo pubblico, quindi più bippi, meno paghi, e questo sarà in qualche modo un sistema che supererà il sistema rigido che per ora è inevitabile, cioè quello dell'abbonamento. Quindi io invito tutti i cittadini, anche se all'inizio sarà difficile, dovrà diventare veramente sistematica come cosa, e per fare questo cercheremo all'inizio sulle linee meno frequentate di fare l'incarrozzamento obbligatorio come un tempo, quindi con l'ingresso o all'inizio o alla fine dei bus e l'uscita centrale. Quindi sulle linee meno frequentate incominceremo così a vedere se poi su tutti i mezzi, anche sui tram, riusciremo a portare di nuovo l'incarrozzamento. Rendere più attrattivo il sistema passa prima di tutto appunto attraverso una attrazione di tipo economico, quindi appunto più uso, meno pago è un sistema per rendere più appetibile l'uso del mezzo pubblico. Poi ovviamente si aggiungono tutte le altre cose, l'efficienza, la puntualità, la programmazione del servizio in base alle esigenze dei cittadini, eccetera. E questo sistema, quando viene oggi inaugurato, dà un forte aiuto in questo senso. Una Torino sempre più integrata, qui vogliamo arrivare. Speriamo, speriamo. No? Diciamo che il trasporto pubblico per i torinesi è sempre più importante, soprattutto alla luce degli ultimi giorni, dell'emergenza smog. Cioè, dobbiamo veramente dare un'alternativa agli utenti, perché se no non riusciamo a portare avanti altre politiche di una mobilità più sostenibile, ma senza un trasporto pubblico che ci supporta non ci riusciamo.